Il derby fra NBB e Lumezzane, ha vinto NBB 57-49, siamo con Luca Bertini. Allora una vittoria importante, dopo tante partite giocate alle pari con le capoliste, con le squadre che vi stanno davanti, siete riusciti a vincere uno scontro importante. Sì, esatto, abbiamo vinto ad Asola, abbiamo perso con il giro di pochi punti, poi Pizzigliettone era difficile, abbiamo perso, però dai, questa qua, buona vittoria, ci eravamo messi un po' male anche adesso a livello di classifica, però insomma ci alziamo, ci muoviamo da quota 16, arriviamo a 18, ne lasciamo un paio dietro, non è male, ottima vittoria. Ecco, tra Gorle a vincere, perché è importante, importantissima la prossima con Gorle. Ecco, tra quelle che hai citato tu manca Manerbio, anche quella lì, esatto, Manerbio, persa in volata, esatto. E anche stasera sembrava esserci un testa a testa fino alla fine, 45-47 per Lumezzane, 5 minuti alla fine, però lì siete stati bravi a chiudere le maglie in difesa, avete fatto un parziale di 10-0, iniziato da Simoncini e poi concluso da te con quella tripla importantissima a 20 secondi alla fine che vi ha dato il più 7, poi Lumezzane ha cercato di ricorrere al fallo sistematico, ma ormai la vittoria lì con quella bomba l'avevi portata dalla vostra parte. Esatto, diciamo siamo stati bravi alla fine rispetto al solito, che di solito invece lasciamo scappare queste partite tirate. Stati un po' meno bravi all'inizio, che abbiamo preso subito vantaggio per poi perderlo abbastanza malamente secondo quarto, soprattutto in attacco abbiamo giocato un po' male secondo quarto, poi piano piano ci siamo ripresi e abbiamo chiuso bene. Ecco, come hai detto te, anche in questa vittoria però non vi siete fatti mancare nulla, e parlo della vostra discontinuità che avete un po' nelle varie partite, che può essere una vostra pecca, però anche un peccato di gioventù, essendo voi una squadra dall'età media molto bassa. Partenza subito molto bene, 22-12 per voi, però dopo il primo quarto vi siete un po' fermati. Ecco, invece la buona nota è che nonostante poi Lumezzane sembrava aver preso un po' di inerzia, siete sempre restati lì con la testa e con le gambe, con tutto insomma. Sì, esatto, hai detto bene, nel finale si è stati bravi a chiuderla, insomma, punto a punto l'abbiamo chiusa questa, la prima forse del campionato punto a punto che chiudiamo, siamo contenti, molto contenti. Ecco, un campionato bellissimo e molto, con una classifica cortissima, credo in 4 punti ci sono le prime 7, ma anche in fondo ci sarà da lottare fino alla fine. Noi eravamo 5-16 prima di questa giornata, quindi c'è da lottare fino in fondo, fino all'ultima giornata probabilmente, sia davanti che dietro, ci sarà da sudare insomma i playoff e i playout. Complimenti e in bocca al lupo per il finale. Grazie. Michele Mazzali, allora è stata una brutta partita, non bella da vedere per il pubblico e anche credo dal tuo punto di vista commentarla anche non bella per voi, soprattutto per questo finale un po' amaro. Che la partita sia stata brutta, giocata veramente male con percentuali bassissime, lo testimonia il punteggio, 57-49, l'andata è stato 56-50. Evidentemente noi non riusciamo a trovare la nostra dimensione e soprattutto non riusciamo a trovare continuità nelle situazioni offensive contro questa squadra che difende forte sia sulla palla che sulle linee di passaggio e ci nega le nostre soluzioni primarie. Non siamo stati sufficientemente bravi a insistere nelle situazioni offensive e trovare invece la seconda, la terza, la quarta opzione. Certo è che quando si tira 1 su 18 da 3 punti non... Troppo si chiama pallacanestro perché la palla deve entrare lì dentro, se non ce la buttiamo si perde. Ecco, difatti la partenza era stata diciamo non buona per voi, come hai detto tu, percentuali pessime, loro avevano preso una doppia cifra di vantaggio, 22-12 alla fine del primo quarto, però diciamo da lì eravate stati bravi a rientrare, avevate difeso bene, creato magari anche quelle... cercato nonostante diciamo la difficoltà nella serata andarvi a prendere dei buoni falli diciamo dentro l'area e quindi a tirare, hai detto male da tre, però direi discretamente liberi, soprattutto che Bossini che è stato praticamente perfetto da lì. Ecco, da lì la partita si è dipanata su un equilibrio sostanziale, alla fine c'è stata quella sorta di minus supplementare negli ultimi 5 minuti, 45-47, però anche qua mi tocca dire siete mancati clamorosamente negli ultimi 5 minuti. Vero, probabilmente a me non piacciono gli alibi e quindi gli alibi non me ne prendo assolutamente. Però gli ultimi 5 minuti ci è veramente mancata la benzina, non ne avevamo più. D'altronde la profondità in questo momento, la nostra profondità del roster è ridotta e sicuramente qualcosa a livello di ricambio fisico e di fiato ci manca, soprattutto contro squadre che giocano molto intense, soprattutto in difesa
ti rompono i giochi e ti costringono a fare quel qualcosa in più ogni azione per riuscire a smarcarti, per riuscire a fare un passaggio. E alla fine, come hai detto tu, quei 5 minuti sono risultati determinanti. Un peccato, perché comunque eravamo venuti fuori bene, comunque eravamo 47-45 per noi. La lucidità ci è mancata in quel momento, ci è mancata, e loro sono stati più cinici e più concreti di noi e hanno meritato di vincere, perché non è giusto dire che noi abbiamo fatto una brutta partita, perché sembra veramente di sminuire questa squadra, e loro invece sono stati molto bravi, loro hanno fatto quello che dovevano fare per portarla a casa. Ecco, sembrava un campionato segnato fino a qualche partita fa, diciamo, con le prime avviate ormai quasi ai playoff, invece adesso è cambiato veramente tutto. Ci sono 7 squadre nel giro di 4 punti, perché con le vittorie di Pizzighettone e Sarezzo, con le sconfitte dalle prime 3, la classifica è cortissima, e adesso arriva un grande derby la settimana prossima, grande almeno dal punto di vista dell'attesa, dopo si spera che sia così anche in campo, dove riceverete Sarezzo. Speriamo che il punteggio perlomeno non sia questo, che ci si diverta. Io quando dico che questo campionato è apertissimo, che ogni partita deve essere sudata, tutte le volte ricevo accuse di fai retorica, parli come un allenatore. La realtà invece, la realtà dei fatti dimostra che questo è veramente un campionato che si giocherà probabilmente fino all'ultima partita. Noi sapevamo che questa partita era per noi assolutamente indispensabile per restare perlomeno allo stesso passo della quarta, della quinta, della sesta. Abbiamo 2 punti in meno rispetto a loro, in questo momento, rispetto alla settimana scorsa. Possiamo permetterci meno passi falsi rispetto alla settimana scorsa. Non c'è nient'altro da fare, piegare la testa, cercare di lavorare al meglio delle nostre possibilità, per quanto riusciamo in palestra con i numeri ridotti che abbiamo in questo momento, però ripeto, non deve essere un alibi. Noi comunque il lavoro lo dobbiamo fare. Evidentemente questa settimana non siamo stati abbastanza bravi. Grazie, in bocca al lupo per il finale. Grazie a voi, Crepi.